l'algoritmo della buona scuola ha fatto ancora una vittima. Si tratta del professor Fabio Guarna, della provincia di Catanzaro. Il professore è in due graduatorie, come insegnante tecnico di laboratorio e come docente laureato in discipline giuridiche ed economiche. In quest'ultima materia aveva conseguito diversi titoli insegnando all'università e svolgendo la professione di avvocato. L'algoritmo ha scelto di metterlo in ruolo come tecnico di laboratorio e non come docente laureato nella disciplina dove aveva più titoli ed esperienze professionali. In collegamento da Catanzaro, il professor Guarna. Ma io ho partecipato al piano delle missioni in ruolo voluto dal governo Renzi con l'entusiasmo non solo di chi sa che sarebbe stato stabilizzato definitivamente dopo tantissimi anni di servizio nella scuola, ma anche perché avevo l'intenzione, ho ancora l'intenzione ovviamente essendo dopo poco stato immesso in ruolo, di partecipare a questa grande riforma che almeno dalle intenzioni del governo era quella di trasformare la scuola e valorizzare soprattutto i docenti. Ho partecipato con delle costrizioni, in che senso? Non potevo optare per il tipo di materia che avrei voluto insegnare perché mi trovavo nelle graduatorie d'esaurimento sia come insegnante tecnico pratico ma anche come insegnante in materie giuridiche ed economiche e di conseguenza ho partecipato a questo piano delle missioni in ruolo. Ovviamente l'unica scelta che mi è stata possibile manifestare è stata quella della sede, la cosiddetta prima sede, quella che si faceva all'atto della domanda. Come prima sede ho scelto la provincia di Catanzaro. Bene, ecco cosa succede. Succede che l'algoritmo, abbastanza bizzarro direi, mi mette in ruolo nella prima provincia che scelgo, Catanzaro, ma faccio notare che avevo la possibilità, essendo il 15° in graduatoria su 30 posti disponibili, di essere assunto come docente in materie giuridiche economiche. Apro una parentesi, in quanto insegnante in materie giuridiche economiche ho una bella esperienza, direi, esperienza che non è soltanto scolastica, perché ho insegnato intanto, ho avuto occasione di insegnare anche all'università, alle scuole di specializzazione per professioni legali come diritto penale. Ho insegnato anche, peraltro, ho fatto anche per tanto tempo l'avvocato, continuo a fare esercitare la professione forense, di conseguenza mi sembrava abbastanza naturale il mio percorso se avessi potuto scegliere di insegnare materie giuridiche. Ecco che cosa fa l'algoritmo. Io ero il 15° in graduatoria su 30 posti disponibili, però c'erano due posti disponibili in una materia tecnico-pratica, nobile come tante altre materie, ma ovviamente per cui io non avevo costruito nel corso degli anni un grande curriculum, c'erano due posti in questa classe di concorso, che oltretutto ha anche un livello economico più basso, oltre che profilo giuridico, e invece di mettermi in ruolo come insegnante di materie giuridiche, mi mette in ruolo come insegnante tecnico-pratico, un livello più basso. Con tutte le conseguenze che non vi sto qui a descrivere, perché intanto mi è preclusa la possibilità immediata di fare una mobilità professionale, perché il contratto ha previsto che la possibilità di passaggio di ruolo di cattedra potrà avvenire soltanto ed esclusivamente per quelli che hanno superato l'anno di prova. Di conseguenza sono stato escluso. Escluso e quindi ho perso il posto davanti a insegnanti che hanno meno esperienze, meno titoli di me, meno esperienze e titoli di me che sono stati immessi in ruolo nelle materie giuridiche. Non posso fare quest'anno la mobilità professionale, non posso partecipare in quanto a tempo indeterminato assunto e quindi non posso fare neanche il concorso per insegnare materie giuridiche. Di conseguenza sono rimasto legato ormai a questa classe di concorso e le speranze di mobilità nei prossimi anni si riducono sempre più perché ci sarà il flusso di docenti che verrà assunto, è stato assunto adesso, ci saranno quelli che hanno fatto la mobilità professionale per passare in materie giuridiche, di conseguenza io che probabilmente credo di poter avrei potuto dare tanto agli allievi, più di tanti altri, perché lo dicevano i titoli, l'esperienza, con meno titoli di me, io a questi allievi non potrò insegnare materie giuridiche ed economiche. Che dire, mi dispiace purtroppo che è andata così, si tratta di qualcosa che io ritengo sia abbastanza un risultato abbastanza aberrante, qualcuno l'ha definito una situazione kafkiana, sì effettivamente è un accanimento burocratico quello che sto subendo, mi dispiace non soltanto per me ma ovviamente anche per quelli che che potevano essere i miei allievi, ovviamente prendo atto di questo, prendo atto che c'è stata sensibilità anche ai piani alti del Ministero, mi hanno sempre detto stiamo verificando, vediamo che possiamo fare, però è tutto rimasto lì. Quello che invece mi fa un po' impensierire è che c'è addirittura un'interrogazione parlamentare promossa da un senatore del Movimento 5 Stelle, il quale ha chiesto lumi su questa questione, ha interrogato il ministro sin dal 22 dicembre, attualmente non c'è nessuna risposta.
Aggiungo che al caso l'ho segnalato al Presidente della Repubblica. La Presidenza della Repubblica ovviamente mi ha risposto: come Presidente, il Capo dello Stato non può prendere provvedimenti, però allo stesso tempo il Capo dello Stato si è riservato di trasferire e meno sollecitare il MIUR per valutare la questione. Al momento quindi mi trovo in questa condizione, c'è stato un po' di clamore anche mediatico, ma c'è, diciamo, un silenzio assordante, definiamolo così. Professore, la ringraziamo per la sua testimonianza. Nel salutarvi, vi ricordiamo che potete scrivere a redazione gida.tv@gmail.com. Arrivederci.